Ok, allora stavo dicendo, se tu lavori su questi stacchi, il lavoro va bene, vabbè, adesso è storto l'orizzonte, ma queste sono sciocchezze che metteresti a punto sicuramente. Però se tu lavori appunto ritagliando queste zone, quindi questo è uno, ma anche questo si ribalta, no? Lo vedi che così adesso, anche se io volutamente sto usando come dire, una matitaccia che non interviene, che scura ma grezza proprio, perché è proprio per farti vedere come, guarda che succede, guarda come prende proprio il volume, no? Quindi se tu lavori un po' di più su queste, forse adesso sto anche esagerando, allora lo vedi che succede? C'è quest'ombra importante. Quest'ombra è importante, quest'ombra è importante e queste qui. Quindi a questo punto vedere la foto mi dice che qui è più scuro, no? Qui è tutta una zona tendenzialmente più scura, no? Qui lo è, fai vedere. E beh, guarda, anche qui, guarda questa zona qui com'è bella. Vedi? Eccola qua, guarda. Anche qui questa è una zona, guarda che c'è, guarda, questa zona, guarda, questo qui, eccolo qua, uno, due, in questa zona, quest'altra zona qui, ok? E poi guarda questa virgolona qui, così, ok? Qui è un pezzettino, cioè è infatti che devono andare proprio per zone. Anche qui c'è questa cosa qui e qui c'è un punto perché esalta questo sbuffo di cose. E dunque fra qui e qui secondo me tutta questa zona potrebbe essere un po' più scura perché così mi dà un senso di profondità, mi dà un senso di profondità mentre qui c'è già. Scusa, solo un momento. Sai che puoi venirmi a trovare su Twitch dalle 9:30, dal giovedì alla domenica sera, tutte le settimane e puoi farmi tutte le domande che vuoi e chiacchierare con me? Trovi il link qua sotto nella descrizione. Ecco, però vedi, ecco, guarda, io adesso sto facendo, se io faccio un po' questo e un po' questo, lo vedi che risalta un po', no? Queste cose qui mi piacerebbe trasformarle in lezioni. Sì, queste cose 5, perché queste correzioni secondo me servono un sacco a tutti. Poi c'è sto virgolone, questo quindi è proprio una cosa. Il colore verrà spettacolare, specie se ne tieni conto. Cioè, tenendo conto del chiaroscuro, questa cosa di, cioè, quindi perché poi questo così, aspetta un attimo, cambio colore. Perché tu c'hai questa onda qua, questa onda qui e questa qui. Questo è il movimento, no? E qui c'è tutto questo andamento fatto così. Cioè se tu riesci a, sì, se tu riesci a esaltare questa cosa qui, questo andamento, e qui c'è una specie di tunnel, qui è buio. Eh sì, qui è buio. Perché guardando il modello, socchiudendo gli occhi, leviamo questo un attimo,
Vedi, le zone sono quelle lì. Track, track, track. Ok, e poi questo qui scurissimo. Che qui. Allora, qui c'hai un. Dunque, aspetta un attimo, vediamo il modello. Il modello è complicato. Allora, il modello, andiamo qui e pigliamoci il nero. Allora, il modello c'ha qualcosa. Ecco, c'ha queste. C'ha queste nuvole. È già questo, guarda subito. Lo so. E adesso, chiaramente adesso lo sto esagerando, no? Però guarda come immediatamente, poi qui ci butto un po' di neri in più, come si sta staccando. Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti.